Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Demiro86. Oggi andremo a vedere un unboxing del Cooler Master Master Case Maker 5T, il top di gamma della casa Cooler Master. Il Cooler Master Maker 5T viene provvisto anche di una scatoletta dove è presente appunto la doppia chiave dei due pannelli, le varie viti, una confezione di fascette da circa 15 cm, due fascette interne con un adesivo 3M per il cable management dei cavi all'interno, e un supporto, credo che sia per un supporto di una scheda grafica verticale. Oltre, vabbè, al panno Cooler Master, è un case di istruzioni, un box di istruzioni piccolino. Andiamo a sfilare. Eccolo qui. Le sue chiavi. Allora, Cooler Master 5T, come abbiamo detto, ha le due finestre in vetro temperato, una avanti e una dietro. Questa è la prima. Scusate. Questa è la seconda. Ecco che qui all'interno troviamo l'hub per le ventole e il sistema di illuminazione, un ottimo cable management qui nella parte centrale, ovviamente tutti i vari passacavi, andiamo ad aprire tutto, ovviamente troviamo il led già incorporato di colore rosso, i due adattatori da 20 pin per la scheda madre per le USB 3.0 del pannello che andremo a vedere, e accensione e reset appunto della scheda madre, il supporto della scheda grafica, delle schede grafiche, questo si può aprire, eccolo qui. Cooler Master Maker 5T, oddio, l'ho messo al contrario, dà supporto all'installazione dei dissipatori a liquido o comunque all in one, quello che volete, nella parte superiore, come smontando
la paratia superiore, che è questa. Comunque, se volete levare anche la maniglia, ci sono le viti apposta. Eccole qua. È da appunto la rimozione della maniglia con l'accesso al pannello del... al pannello della dissipazione. Eccolo qua. Qui poi si andrà a mettere il sistema di dissipazione che poi prenderò, che è un Corsair H115i, che supporta o due ventole o un radiatore da 2,40 quindi 2 da 120 o un da 2,80 quindi 2 da 140. Alloggio praticamente perfetto, veramente eccezionale. Un po' di sbavi di saldatura, ma niente di eccezionale. Andiamo a rimontarlo com'era. Perfetto, quindi la maniglia, come abbiamo detto, che è una parte rigida e gommata, serve appunto a sollevare, diciamo che è una cosa sia estetica che funzionale, perché comunque serve a superare lo stesso. Il case viene fornito con una ventola da 140 mm posteriore e due ventole anteriori, sempre da 140 mm. Davanti troviamo la top con 4 USB da 3.0, e l'accensione, il reset, il sistema di illuminazione, il pulsante per il sistema di illuminazione e il pulsante per le ventole, che si possono impostare su low e su high, quindi o basso o alto. Davanti c'è il pannello. C'è il pannello anteriore che, come abbiamo visto, si aggancia in maniera molto semplice e ha dei magneti nella parte qui superiore in modo che possa essere subito agganciato. Perché questo spazio? Perché appunto se doveste avere dei 5.25, dei risolta 5.25, quindi che sono un lettore o un masterizzatore, potete utilizzarlo senza doverlo rimuovere. Comunque andiamo a rimuoverlo. Ci sono dei ganci qui che vengono incastrati qui. La parte interna è fonoassorbente, una specie di spugna che appunto serve a ridurre il rumore. Qui troviamo il sistema della griglia, eccola qua. Quindi si leva dal basso in questo modo. Abbiamo questa griglia che è in metallo, che fa appunto aleggiare queste due ventole da 140 mm Cooler Master. Possiamo rimontarlo. L'alimentatore invece ha un supporto tutto suo, con anche una griglia sottostante che assicura una corretta pulizia dalla polvere. Tutto quanto ovviamente di colore nero e rosso. E la cosa che mi ha colpito di più è appunto la qualità costruttiva, con Design by Cooler Master, serigrafato qui.
La cura, i materiali, davvero la particolarità di questo case, che è veramente veramente eccezionale. Il Cooler Master Maker 5T è davvero davvero un ottimo case, e ve lo dico io che comunque vengo da un Corsair 750D che comunque all'epoca, febbraio-marzo 2014 quando l'ho comprato, era un signor case, pagato anche 160 euro, se non mi sbaglio. Questo qui è vero che l'ho pagato 220, però ha un miliardo di cose in più. Ovviamente, allora, una qualità costruttiva veramente veramente eccezionale. Poi vabbè, lì c'è il gusto dell'estetica, ma quello è soggettivo. Poi vabbè, il divisorio tra scheda madre e PSU, il supporto per mantenere la scheda grafica, per evitare il GPU bending, quindi la scheda grafica che pende, un hub dedicato al fan controller e al LED controller, una top dedicata alla dissipazione, ai dissipatori a liquido, perché io comunque utilizzo, mi sta per arrivare un H115i, attualmente ho un H100i, quindi ne ho, utilizzo il dissipatore a liquido e quindi mi va veramente veramente comodo. La forma che a me piace tantissimo, i materiali fonoassorbenti e alcune piccole chicche, come ad esempio l'alloggiamento dei due SSD nella parte sotto la scheda madre, che a me esteticamente piace tantissimo. Io ho tre SSD, di quei due in RAID 0 per il sistema operativo, quindi quei due li utilizzerei là sotto, e niente, a me fa davvero davvero morire. Poi ovviamente, cioè, ha due pannelli in vetro temperato con la sua chiusura, con la sua chiavetta, insomma. È vero che costa 221 euro, 220,99 quanto l'ho pagato io, però li vale tutti. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo unboxing e questa breve descrizione. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi. Ciao del Miro 86.